Buongiorno, io porto i saluti dell'assessore che questa mattina mi ha contattato perché si è ammalata e quindi è costretta a casa in questa giornata e avrebbe volentieri partecipato. Naturalmente, faccio una brevissima introduzione che non è politica evidentemente, ma è una breve sintesi, una brevissima riflessione su come è stata declinata un tema, la parola rigenerazione, riuso. Prima Gibello giustamente ricordava che il prefisso RI in urbanistica negli ultimi anni è uno, forse, anzi direi certamente il prefisso più gettonato in un qualche modo nelle sue varie forme. Lo è talmente tanto che negli ultimi sviluppi legislativi ormai stiamo approdando all'idea che la rigenerazione in sé è un fatto di utilità collettiva, perché se guardiamo anche alcune recenti disposizioni normative sulla deroga, cominciano a parlare di riqualificazione, di riuso come obiettivo in un qualche modo, con una valenza collettiva, con una valenza di interesse collettivo. Il che di per sé è interessante, è direi meno interessante che questa cosa debba essere riconosciuta tale più per la sua importanza quanto per il fatto che dobbiamo immaginare percorsi di deroga rispetto a degli strumenti, proprio perché questo significa che questi strumenti non sono evidentemente adeguati o aggiornati o fatti in modo tale da poter trattare adeguatamente un tema che è di fatto un tema nuovo, un tema diverso, un tema a cui non siamo sostanzialmente abituati a ragionare. Lo dico con una certa convinzione perché, anche sentendo l'intervento di prima, mi pare che la questione stia in primo luogo vada posta con un problema di carattere culturale generale, perché è evidente che certe scelte, certe azioni, certe soluzioni escono e usciranno dalla sperimentazione, dal fatto episodico, nella misura in cui certi modi di fare diventano un patrimonio, una cultura diffusa e comune, come lo sono stati altri strumenti. Ci abbiamo messo molti anni per far passare l'idea degli standard urbanistici e oggi sono naturalmente accettati. È evidente che siamo davanti a un passaggio forse un po' più complicato, che è quello di cominciare a definire in un qualche modo anche paradigmi diversi da cui poi discendono o discenderanno un sistema di prestazioni richieste, le trasformazioni della città, le trasformazioni edilizie differenti da quello a cui oggi siamo abituati. Perché non scordiamocelo, lo dico proprio senza remore, oggi lo dico in termini generali, quanti parcheggi di Porto Verde è spesso volentieri uno dei pochi, se non l'unico criterio di valutazione della qualità di un progetto urbanistico piuttosto che edilizio, laddove nell'edilizia magari alcuni aspetti più di attenzione, anche la tecnologia, le prestazioni edilizie oggi ci sono, però sappiamo che sono esiti, oggi sono esiti di un percorso più lungo che ha alle spalle un certo tipo di trascorso. Allora, e qui chiudo, mi pare anche che se è così, questo debba provare a condurre a sempre di più a maggiori forme di integrazione disciplinare in qualche modo. Chi lavora in queste materie sta cominciando a farlo, lo si vede da queste iniziative, lo si vede dalla giornata odierna dove si mischiano gli aspetti sugli spazi urbani, a quelli sulle tecnologie edilizie, a quelli sul dettaglio, diciamo, anche proprio delle soluzioni impiantistiche addirittura. Lo è forse molto meno, qui torno al tema culturale, in termini più generali, perché per chi poi come me, che io sono di formazione urbanista, è una parola che uso con molta attenzione, ma lavoro e mi occupo di città in senso lato, è evidente che occorre molto avere una capacità di visione complessiva dei fenomeni e dei temi, quantomeno per essere consci che
il problema ha sempre una dimensione, ha sempre più dimensioni in qualche modo, quindi l'affrontarlo sotto singoli punti di vista può a volte far, anzi, spesso può far perdere di vista, come dire, temi o benefici che possono afferire ad altri spazi. In questo senso molto si può fare, credo, cominciando a parlare di rigenerazione in termini complessivi quando parliamo di città, perché anche da addetti ai lavori molto spesso non trattiamo, naturalmente, come un fatto molto legato ai fatti fisici, meno a quelli, diciamo, sociali in qualche modo. La rigenerazione dei tessuti edilizi oggi come oggi è spesso affidata a rifare una casa antisismica in classe A, il che va benissimo, però non è evidentemente, probabilmente non esaurisce il tema, perché quando dobbiamo mettere mano a porzioni di tessuti urbani dove c'è dentro della gente che li abita, che ha delle affezioni, dei valori immobiliari, degli usi, nel senso delle consuetudini di utilizzo degli spazi, rimettere mano è un tema molto complicato che a mio avviso tutto ancora da approfondire, da esplorare. Questo significa, visto che la città Modena è in fase di redazione, è all'avvio di un percorso molto complesso che è la redazione di un nuovo piano, dei nuovi strumenti urbanistici, di un nuovo piano strutturale, significa lavorare proprio molto, e questo l'abbiamo già, come dire, messo all'attenzione della città, lo ha già dichiarato il sindaco nella prima presentazione in Consiglio Comunale e nella relazione dell'assessore. Il tema del riuso, che è sicuramente centrale, che è già stato dichiarato come tale, tanto non è che anche nella discussione recente in Consiglio quasi il termine espansione è scomparso dall'orizzonte, al di là degli slogan e delle varie posizioni politiche, però è evidente che il tema del riuso di quello che c'è è essenziale e sicuramente è probabilmente in gran parte risolutivo dei problemi prossimi venturi. È altresì vero che, ripeto, va trattato e va affrontato a un livello alto, cercando di fare sì che il percorso anche del piano sia un percorso difficile ma culturale in primo luogo, di evoluzione in un qualche modo di un pensiero e di modi di visione in un qualche modo della città. Qui mi fermo e passo la parola a non so chi. Vi ringrazio, scuso, e vi porto di nuovo ancora i saluti dell'assessore dell'amministrazione. Grazie. Prima di passare la parola a Nallesina, ricordo solo due passaggi di quanto detto dall'ingegner Capucci. Uno, inerentemente al fatto dell'inadeguatezza normativa. In un recente convegno, parlando di urbanistica, Silvia Viviani, presidente dell'INU, diceva proprio: i nostri piani sono assolutamente inadeguati. Non si può continuare a viaggiare solo misurando gli apporti in termini di standard, in termini di quantità, di rispetto di queste cose. Poi come misurare la quantità? La qualità è tutto un problema da vedere, però è un aspetto assolutamente centrale. L'altro è quello che un conto è riqualificare, se ci rimaniamo a un ambito fisico edilizio che va benissimo, rigenerare, appunto, come già accennava lei, è ancora poi un altro capitolo, perché entra in ballo il discorso del capitale sociale. Lascio la parola a Anna Lesina, presidentessa dell'Ordine degli Architetti di Modena, che saluto anche. Grazie a tutti, buon pomeriggio. È un tema che c'è particolarmente caro a noi architetti e che stiamo sviluppando ormai da anni anche in seno al Consiglio nazionale e alle federazioni. È un tema del quale abbiamo cominciato anche a parlare con l'amministrazione, quindi varie e tante sono state le occasioni prima d'ora di poter entrare nel merito. Anche io stessa mi sono espressa più volte. Questa sede, questo pomeriggio, vorrei ancora ricordare il lavoro che gli ordini degli architetti dell'Emilia Romagna stanno facendo e che hanno in parte fatto proprio sul tema della rigenerazione. È stato un primo passo di conoscenza, di analisi, di potenzialità di luoghi che nella nostra regione
avrebbero tutte le possibilità e opportunità per essere riqualificati e rigenerati. Voglio solo ricordare, perché vengo da Piacenza, dove abbiamo tenuto un consiglio che si chiama in realtà Comitato di Federazione, all'interno di un ex macello che è stato riqualificato dal Comune di Piacenza e che ora sede non solo in uno dei suoi edifici dell'Ordine degli Architetti di Piacenza, ma anche di una parte della Facoltà di Architettura di Milano, cioè un oggetto davvero di grande interesse all'interno del centro storico o nell'immediato o nelle immediate vicinanze, che è ritornato a vivere. E quello che voglio sottolineare è che anche in questo caso il progetto di riqualificazione è stato un progetto di grande attenzione proprio alla preesistenza, quindi interventi minimali che hanno visto nella fase di elaborazione del progetto gruppi di lavoro che comprendevano anche parte degli studenti di architettura, quindi già questa cosa fa emergere uno dei temi che sta proprio dentro al tema della, al grande tema della rigenerazione, cioè quello della partecipazione e della trasversalità. Marcello non è accennato. Un altro, vorrei ricordare qui anche un'occasione recente che come ordini nazionali abbiamo avuto, ed è stata un'ulteriore occasione per parlare di rigenerazione. Mi riferisco all'ultima assemblea tenuta, non l'ultima ma la penultima assemblea dei presidenti degli ordini tenuta a Taranto, dove è emerso e ne è uscito un manifesto importante proprio relativo al tema della rigenerazione. Taranto è un luogo che conosciamo tutti, massacrato dalla presenza appunto di un'industria pesante, un luogo in parte abbandonato, che è un centro storico che è deserto, quindi un centro storico che va recuperato, un centro storico di grande interesse. Il manifesto, che poi è possibile leggere nei suoi contenuti, è di grande interesse perché è pubblicato sul sito dell'Ordine Nazionale, ha declinato e ha in sé una serie di azioni che sono, diciamo, considerate le azioni prioritarie e fondamentali dalle quali poi si deve partire, e ciascuna di queste deve essere declinata con azioni concrete. Vorrei ricordarle, leggerle molto velocemente. E la prima tra tutti è il tema del governo del territorio, e che appunto sottolinea che il tema della qualificazione è prima di tutto capire le situazioni complesse e mettere in discussione la propria cultura, avere il coraggio di rinunciare alle proprie certezze. Ancora il tema del valorizzare e non sprecare, il valore che in questa azione dobbiamo dare alla partecipazione, la necessità di tornare al progetto come centralità, questo è quanto si sta cercando di dibattere e di diffondere, quindi il tema fondamentale della centralità del progetto. E in fondo, proprio per riprendere la sottolineatura di Luca, la necessità di cambiare le regole. E parlo della normativa, quindi la necessità di una nuova normativa urbanistica, di un nuovo modello di pianificazione, della riduzione delle categorie di intervento, pensiamo appunto
alla complessità della, della normativa e delle procedure con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni. La riduzione quindi dei titoli abitativi e un nuovo patto, e questo è un altro tema fondamentale che ribadisce la centralità della figura dell'architetto, un nuovo patto sul paesaggio e sulle norme di tutela. Quindi temi complessi ma fondamentali dai quali dobbiamo partire tutti quanti, quindi l'azione delle pubbliche amministrazioni deve essere volta a questo obiettivo e sicuramente questo ci darà anche la possibilità a noi tutti, architetti, in primo luogo di poter riconquistare una posizione importante all'interno del processo di riqualificazione e rigenerazione del nostro territorio. Grazie. Grazie ad Anna Lesina e proprio nell'ottica anche dell'impegno del Consiglio Nazionale degli Architetti che tu citavi poc'anzi, abbiamo pensato di inserire appunto nel programma proprio una presentazione del premio che è alla quarta edizione bandito dal Consiglio Nazionale degli Architetti proprio sulla rigenerazione urbana sostenibile. L'ultimo saluto è quello di Jacopo Quintini, invece rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Modena, anche all'interno dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera, appunto io sono Jacopo Quintini e rappresento il Collegio di Modena e mi ha preparato un discorso, che alla fine non vi farò perché molto è stato già detto e faccio un'osservazione personale che proprio è mia. È stato veramente interessante l'intervento della professoressa Mitterer, mi ha impressionato perché ho imparato anche cose che un po' conoscevo ma non così in modo dettagliato e ovviamente è un progetto molto interessante quello che ci ha fatto vedere, però mi è sembrato di capire che l'Italia, visto che ha fatto il paragone tra Germania e Italia, noi siamo il terzo mondo e loro invece, io sono circa 30 anni che sono in edilizia, mi aggiorno e ho visto, proprio per l'esperienza lavorativa che ho maturato e avendo a che fare con le amministrazioni, io sono tutto lavoro con il Comune di Modena e lavoro anche con i comuni in montagna, pertanto determinati problemi e argomenti li ho affrontati nelle mie esperienze, quindi fitodecorazione, progetti di riqualificazione energetica e via discorrendo. Io sono di Bolzano e quindi il discorso della casa clima lo conosco da circa 15 anni e devo dire che l'Italia, o perlomeno la zona dove opero io, non siamo così indietro, assolutamente. Io collaboro con architetti, con ingegneri e anche loro queste problematiche sono piuttosto afferrati su queste problematiche. Pertanto, tanto è vero che anche il riuso, la parola riuso, il Consiglio Nazionale degli Architetti in Italia, cosa ha fatto? Cioè, ne ha fatto un acronimo anche, come come la rigenerazione urbana sostenibile delle città, ovvero come? È sostenibile, comunque io dico delle città perché generalmente si interviene sul costruito e non andava ad occupare dell'ulteriore suolo. E quindi secondo me si sta facendo, è ovvio che non è mai abbastanza, perché è sempre possibile perfezionarsi e fare sempre di più. È vero che occorrono delle risorse, che probabilmente il comune di Modena non è il comune di Francoforte, non ha 25 milioni da investire per un fabbricato certamente interessante come quello che ci è stato fatto vedere. E quindi, secondo me, certamente qualcosa si sta muovendo, si sta sviluppando e quindi ovvio che
giustamente, come diceva l'ingegner Capucci, bisogna sempre fare di più e soprattutto sotto l'aspetto normativo, perché alle volte la norma è quella che dà il pungolo a migliorare e a fare, perché se non si soddisfa la norma naturalmente non si può procedere e non si può attuare quello che si è progettato. Tutto qui, era una cosa mia personale. Buonasera, buon lavoro.